Ok ragazzi, ormai sono passati più di 40 giorni dalla morte di Prigozhin e zio Vlad può togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Vediamo insieme la clip. Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее, но мы знаем. Nei corpi delle persone uccise nell'incidente aereo sono stati trovati frammenti di bombe a mano. Eh sì, adesso che Vlad me lo fa notare, effettivamente Prigi e Utkin si divertivano togliendo le spolette dalle bombe a mano mentre si trovavano sull'aereo e se le passeggiavano. Авиакатастрофе, вот мне руководитель Следственного комитета докладывал. Non c'è stata alcuna influenza esterna sull'aereo. Lo sanno anche i bambini che gli aerei della Wagner si abbattono da soli anche sulla pista di atterraggio. E questo senza antiaerea russa. Буквально вот на днях в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Purtroppo non è stato possibile effettuare alcun test per accertare la presenza di alcol o di altro tipo di droghe nel sangue delle vittime. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Факт, результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации. Non vorrei apparire indelicato, ma il Prigi si calava di tutto. Pensate che pippava mentre sniffava. Ну, следствие не завершено. Там, да, к сожалению, наличие алкоголя или наркотических средств в крови. Sì, è davvero un peccato che non abbiamo fatto le analisi, ma chi altri volete che giochi con delle granate senza la sicura se non è strafatto? Погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге. Anche se, come ben sappiamo, dopo i ben noti fatti avvenuti presso la sede di San Pietroburgo della Wagner PMC, ФСБ обнаружило не только 10 мільярдів наличными, но и 5 кілограм кокаїна. Но повторяю ще раз, на мой взгляд. L'FSB ha scoperto anche 5 kg di cocaina. Надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена. Ну вот то, что есть, я вам сказал. Oltre a tanti soldi in contanti. Я хочу сразу сказать, я значит, задал вопрос представителю Следственного комитета, можно ли об этом сказать публично. Он говорит, да, можно, это установленный факт. Perché nella sede della Wagner PMC di San Pietroburgo sono stati trovati anche 10 miliardi di rubli equivalenti in contanti. E quando l'FSB trova 5 kg di cocaina, ma non arresta nessuno perché questo nessuno è amico di Vladimir Putin, che cosa potrà mai andare storto? Già, perché in una nazione normale qualcuno se lo domanderebbe. L'FSB, perquisendo gli uffici della Wagner PMC, trova 5 kg di cocaina e 10 miliardi in contanti, com'è possibile che non arresti nessuno? E oltretutto stiamo parlando degli stessi tizi che fino alla settimana prima hanno tentato un golpe. In questa narrativa, insomma, c'è qualcosa che non va. O non è vero che sono stati trovati quei 5 kg di Coca-Cola, oppure in alternativa significa che l'FSB non ha fatto il suo lavoro, perché queste pericolosissime persone erano liberissime di circolare non solo nella Russia,
ma quasi nel mondo intero. Beh, per esempio, erano liberi di andare e tornare dall'Africa. Non è una cosa esattamente normale, verosimilmente neppure per i parametri russi. E in secondo luogo, perché mai avrebbero dovuto avere delle granate a bordo? Non è normale portarsi degli esplosivi nel vano passeggeri. Posso capire al massimo qualche pistola, una mitraglietta, ma perché mai delle persone adulte, degli specialisti, avrebbero dovuto portare con sé delle granate? Inoltre, l'equipaggio, o meglio, i passeggeri complessivi dell'aeroplano erano 10 persone. Togliamo pure 3 uomini dell'equipaggio. Restano altre 7 persone. Possibile che fossero tutte strafatte e si fossero messe a palleggiare con le granate? Perché intendo dire, ammesso e non concesso che qualcuno degli altri passeggeri riesca a portare a bordo delle granate, appena lo vedo, ne vedo uno maneggiare impropriamente quegli oggetti, gli zompo addosso e lo fermo. Diciamocelo, la ricostruzione di Vlad è davvero strana e tra l'altro non è neanche l'unica stranezza che ha pronunciato al forum. Поблагодарить за личное участие в развитии российско-дагестанских связей. Vorrei ringraziarti, Kavskav Masket, che tanto l'avvocato Catania non riuscirà mai a pronunciare correttamente il tuo nome, per il grande apporto che hai dato allo sviluppo delle relazioni internazionali fra Russia e Dagestan. E voi a questo punto direte, beh, avvocato, che cosa c'è di male? Nulla, se non fosse altro che sta ringraziando il presidente dell'Uzbekistan per aver rinforzato delle relazioni fantasma con il Dagestan. Avrebbe dovuto ringraziarlo per il miglioramento delle relazioni Russia-Uzbekistan. Ma quanto la facciamo lunga? Senti, il nome finisce in Stan e uno Stan vale l'altro. Guarda, adesso ci manca solo che questi staterelli del Bippo pretendono di avere anche un'identità propria e poi le abbiamo viste tutte. Poi, naturalmente, Vlad ha ricordato i cari, bei, vecchi valori tradizionali della Russia e li ha spiegati così. Ma se qualcuno pensa che... Se qualcuno pensa che un uomo e una donna siano uguali o siano la stessa cosa, Женщина и мужчина это одно и то же, но ради бога, но существует же какой-то здравый смысл. sono liberi di pensarla in questo modo, ma dovrebbe prevalere il buon senso comune. Придерживаясь того традиционного подхода. Io aderisco all'approccio tradizionale. Questo женщина это женщина, мужчина мужчина. Una donna è una donna e un uomo è un uomo. Мама это мама. Una mamma è una mamma. Отец это отец. E un papà è un papà. Sì, insomma, è quel maschio alfa che va prima al fronte a passare la giornata e poi di notte si infila in un bar per ubriacarsi e sfondarsi di vodka. У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех. E mi piace sottolineare il fatto che tutte le persone che vivono nella Federazione Russa Есть определенная внутренняя моральная защита. Hanno un certo livello di protezione morale contro Вот от такого мракобесия, о котором вы сейчас сказали. l'oscurantismo che avete appena menzionato. Hai sentito il presidente? Le donne devono fare le donne, quindi devono stare in cucina, devono lavare i panni, ma mica H24, infatti devono anche bippare un pochino. Non è che i maschi russi possono dedicarsi soltanto alla guerra e all'alcol. Anche la natura vuole il suo corso, ecco. Guarda, questo discorso è stato fantastico. Non ti dico quante decine di migliaia di maschi insicuri e anche misogini siamo riusciti ad attirare nella grande madrepatria.
Il presidente gli fa credere che in Russia troveranno delle ragazze bellissime, sottomesse, sottomissibili, che manco negli hentai giapponesi, e poi, zac, prendiamo i maschi e li spediamo al fronte. Insomma, indubbiamente la mamma è sempre la mamma e il papà è sempre papà. Ma non è la fine del mondo se anche tu, maschio alfa russo, qualche volta lavi i piatti la sera invece di andare al bar a bere vodka. E non è neanche la fine del mondo se la mamma, per ipotesi, è un medico che viene chiamata la notte, oppure una deputata che trascina folle e prepara leggi che danno più potere a Putin. Ma sì, prima di far imbippare l'algoritmo e gli spettatori del XXI secolo, forse è il caso di cambiare argomento. Lo sapete che le vacanze in Crimea quest'estate sono state un mezzo flop? Ed è strano perché il presidente della regione, ovviamente sponsorizzato da Putin, le aveva promosse benissimo. Vediamo infatti la sua clip. Так и есть, но, конечно, логистика, то есть, вносит свои коррективы. Naturalmente è così, ma la logistica ha bisogno dei suoi aggiustamenti. Понятно, что и периодические прилеты, соответственно, атаки дронов и так далее, не дают дополнительного притока отдыхающих. È chiaro che i bombardamenti e gli attacchi periodici con i droni non aiutano a aumentare il numero dei turisti. Ma non è assolutamente vero, noi abbiamo avuto delle iniziative davvero interessanti, con dei turisti che sono venuti soltanto per vedere come saltano per aria i sottomarini russi oppure ancora i quartier generali della Marina. Многие опасаются в данном случае, хотя я уже говорю еще раз, что мы четко понимаем и знаем, где, когда, примерно по каким целям. Molte persone sono spaventate e sebbene io personalmente spieghi che sappiamo esattamente come, dove, quando e perché colpiranno gli ucraini, Могут быть нанесены удары каким способом и так далее. Соответственно, из этого строим la gente si preoccupa lo stesso. Эффективную защиту. E comunque in alcun posto c'è una garanzia di sicurezza assoluta. Insomma, anche se vai a fare le tue vacanze a Mariupol, puoi restare coinvolto in qualche sparatoria. E comunque in alcun posto c'è una garanzia di sicurezza assoluta. Insomma, anche se vai a fare le tue vacanze a Mariupol, puoi restare coinvolto in qualche sparatoria. Еще раз говорю, абсолютно гарантии вот с точки зрения такого процесса нигде нет. E comunque noi tendiamo a costruire delle difese antiaeree adeguate. Но могу сказать, что и силы ПВО значительно усилены на территории Республики Крым в достаточном количестве. Posso tranquillamente affermare che le forze di difesa aerea in Crimea si sono sufficientemente rinforzate e adeguate alla situazione. Quindi, sì, venite anche voi a fare le vostre vacanze in zona di guerra. In quale altra regione del pianeta potreste avere l'occasione di vedere un sommergibile abbattuto da un missile cruise? Sì, perché normalmente è già difficile affondarli i sommergibili, figuriamoci abbatterli con dei missili cruise. Certe cose le potete vedere soltanto in Crimea. Quindi ragazzi, mi raccomando, per le vacanze di Natale prenotate in questa regione. I prezzi sono bassi, potete fare anche qualche speculazione edilizia volendo, ma certamente non vi annoierete. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piace il mio canale, ricordatevi di iscrivervi, attivare la campanella, magari diventare un Patreon, ma soprattutto lasciare un mi piace e diffondere i link agli amici che possono essere interessati. Tra l'altro, se non farete tutto questo, in un futuro alternativo, remoto e altamente improbabile, potreste ritrovarvi a passare effettivamente 2 settimane di vacanza in Crimea, vicino a quanto resta della flotta russa del Mar Nero. Io vi ho avvisati, poi fate voi.